È difficile nascondere la bellezza che c'è in Italia. I paesaggi, naturali o costruiti con arte, le guglie dei campanili o le rovine di edifici antichissimi costellano il territorio. Da nord a sud, dalle isole alle cime dei monti, l'Italia è un paese incredibilmente ricco di luoghi sorprendenti. Non a caso, è la nazione che ha più siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per patrimonio mondiale dell'UNESCO si intende la nostra eredità culturale, che appunto arriva dal passato e noi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, da anni sta portando avanti appunto una serie di attività per tutelare e mantenere l'identità culturale e naturale del nostro patrimonio. Piccoli borghi o vaste colline coltivate sono stati consacrati a eterna memoria per evidenziarne la ricchezza, l'unicità, l'importanza. Ma che cos'è la lista del patrimonio mondiale? La lista del patrimonio mondiale è una sorta di mappa genetica della storia dell'umanità. È lo strumento principe della Convenzione 1972 UNESCO, la Convenzione appunto sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Quindi gli Stati sono invitati ad individuare nell'ambito dei loro territori il patrimonio culturale e naturale nazionale e identificare nell'ambito di questo patrimonio, che deve essere tutelato, quei beni che hanno rappresentato, secondo i criteri dell'UNESCO, qualcosa di importante per tutto quanta l'umanità. Il sito dell'arte rupestre della Val Camonica è il primo inserito dall'Italia nella lista nel 1979. Seguono molti altri beni, monumenti, centri cittadini, chiese e dipinti. Siti UNESCO sono Roma, Venezia, Firenze. Meraviglie che arricchiscono il patrimonio mondiale. Nel 2004, quando erano già stati iscritti centinaia di beni dagli stati di tutto il mondo, gli organismi consultivi, in particolare l'ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, si interrogano sulla effettiva rappresentatività della lista, analizzandola con la massima attenzione. Questo lavoro, che si chiama Filling the Gap, del 2004, redatto dall'ICOMOS in particolare, cosa ha fatto? Ha preso tutti i siti iscritti nel mondo e li ha analizzati secondo quattro approcci: cronologico, tipologico, tematico, geografico. Quindi abbiamo scoperto che esistono delle aree geografiche del mondo sopra rappresentate nella lista e delle tipologie di siti molto rappresentati nella lista, dei periodi storici molto presenti nella lista e, guarda caso, tutto questo accade nella nostra Europa e nell'area occidentale. Se la maggior parte dei beni iscritti nella lista era culturale e proveniva dall'Europa, se abbondavano centri storici, monumenti e chiese a discapito di realtà naturali, per esempio, era indispensabile studiare delle strategie per modificare questo sbilanciamento. Ecco come nasce per esempio la tipologia dei paesaggi culturali. Nel 1992 moltissimi sono stati i paesaggi culturali iscritti, con una difficoltà nella valutazione di queste proposte, in quanto mentre per i monumenti, per le città storiche c'è una bibliografia consolidata, ci sono degli studi che possono attestare effettivamente l'eccezionalità di questi luoghi, i paesaggi culturali sono un'entità tra virgolette astratta che, mettendo insieme l'opera dell'uomo e della natura, può essere applicata, pensiamo al territorio italiano, nel 90% dell'Italia. Il Comitato del Patrimonio Mondiale decide anche di limitare l'iscrizione dei beni, soprattutto per gli stati che avevano più siti iscritti, e inizialmente accetta la candidatura di due soli beni all'anno, che possono essere uno culturale e uno naturale, oppure due naturali. Ma nel 2016 la selezione diventa ancora più rigida.
Ogni Stato può presentare una sola candidatura, o naturale o culturale. Inoltre, da un massimo di 45 candidature mondiali all'anno, l'UNESCO passa ad accettarne solo 35. Attualmente sono 58 i siti UNESCO nel territorio italiano, un numero assai elevato. Eppure, le domande di partecipazione alla candidatura sono tante e ci sarebbero ancora tantissimi luoghi meritevoli di essere accolti nel patrimonio mondiale. O no? Spesso noi siamo costretti a rigettare delle domande di candidatura che apparentemente possono sembrare delle buone proposte. Per poter essere ammessi nel novero dei siti UNESCO, c'è un percorso lungo e complesso che necessita di essere conosciuto. Perché la particolarità dell'Italia, frastagliata e grandiosa opera d'arte en plein air, induce cittadini e istituzioni a candidarsi presso gli uffici dell'UNESCO. Ed è indispensabile capire come, quando e in quali direzioni è possibile muoversi per fare domanda. Il passaggio tecnico è questa, la famosa dichiarazione di eccezionale valore universale, che è una patente del sito Patrimonio Mondiale, cioè tutti gli stati concordano su quel testo, che è un testo relativamente ridotto rispetto al dossier, ed è composto da una breve descrizione, dai criteri, da un paragrafo relativo all'autenticità e all'integrità e da un altro paragrafo relativo alla protezione e gestione del sito. I criteri sono 10. Criteri che si possono selezionare per proporre la candidatura. I primi 6 criteri sono per i siti culturali e i 4 criteri finali sono relativi ai siti naturali. Il primo criterio è il più semplice, se vogliamo, cioè il bene iscritto deve rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo. Quindi un criterio che mi ricordo la prima volta fu utilizzato per il Cenacolo di Leonardo da Vinci, ma che è stato utilizzato anche per Venezia. Venezia è un caso particolare perché è stata iscritta per tutti e 6 i criteri. Il criterio secondo è lo scambio di valori, di influenze culturali. L'esempio è stato adottato per Palermo Arabo Normanna, che è il nome stesso della candidatura ci fa capire appunto che le espressioni monumentali di Palermo derivano da questa integrazione di più influssi culturali del mondo arabo e del mondo normanno. Palermo non è unica nell'essere transculturale. Vi sono luoghi, pensiamo a Istanbul, la Costantinopoli medievale, pensiamo a luoghi come Cordova, come il Cairo, pensiamo a luoghi anche europei che però sono crogiolo di incontri culturali, pensiamo a una città come Amalfi. L'elemento che davvero invece caratterizza il fenomeno del sincretismo culturale è l'arte. È proprio quell'elemento che ha immediatamente acceso i riflettori della Commissione internazionale dell'UNESCO nel individuare un valore universale eccezionale da veicolare per il futuro. Criterio 3 è il criterio che normalmente si usa per i siti archeologici, ad esempio, perché è rappresentativo di una civiltà o di una cultura vivente o scomparsa. Quindi ovviamente è stato usato per Roma, viene usato anche per civiltà o per culture intese come il Rinascimento, il Barocco, o anche a periodi culturali particolari che sono terminati. Criterio 4 è un criterio legato appunto a delle tipologie particolari edilizie, come possono essere appunto le ville medicee, che recuperano un modello classico sia nell'architettura che nell'impianto dei giardini, oppure anche molto particolare appunto i portici di Bologna, che sono stati iscritti recentemente solamente per il criterio 4. Il 5 è il criterio che si usa prevalentemente per i paesaggi culturali, perché è legato all'interazione uomo-ambiente, quindi modalità di insediamento dell'uomo nei territori e anche l'interazione dell'uomo con la terra ma anche col mare, quindi la costiera amalfitana o anche Porto Venere Cinque Terre. Il
sesto criterio, che è un criterio che dovrebbe essere aggiuntivo secondo le indicazioni dell'UNESCO, si utilizza quando il bene che si iscrive è collegato con opere artistiche, opere letterarie, idee religiose, con la storia, con avvenimenti diciamo importanti. E quindi, come abbiamo detto, dovrebbe essere utilizzato in aggiunta agli altri criteri, anche se saltuariamente è stato utilizzato anche da solo. Faccio solo due esempi, per appunto Hiroshima o per Auschwitz. Quindi qual è il punto? Il punto è saper individuare i criteri da selezionare e procedere poi alla dimostrazione dell'effettiva eccezionalità rispetto a quel criterio, tenendo conto che è sempre più difficile in un panorama complessivo che vede più di 1000 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale e 58 in Italia. Le candidature non sono delle ricerche, le candidature sono dei progetti che vanno ad attestare una eccezionalità che è già stata sviluppata durante gli anni precedenti, quindi con studi, approfondimenti, con una nutrita bibliografia. Suggeriamo sempre, prima di affrontare i percorsi di candidatura, di studiare almeno i due testi fondamentali, quindi le linee guida operative e il manuale per la redazione delle candidature. Nel manuale si indica come indispensabile la formazione di team di lavoro composti da decisori, regioni, comuni, istituzioni, lo stesso Ministero della Cultura, da esperti delle varie materie riguardanti il sito, che possono essere storici dell'arte, paesaggisti, architetti, cartografi, fotografi, ambientalisti, e naturalmente da rappresentanti delle comunità che dovranno avere a che fare con il sito nella quotidianità. La candidatura è durata 10 anni, dal momento in cui è stata espressa per la prima volta l'idea fino all'iscrizione nella tentative list, ed erano già passati 4 anni. Dal 2012, quindi iscrizione alla tentative list, al 2016 consegna del dossier di candidatura. 2016-2017 attivazione del piano di gestione, 2017 ICOMOS ha fatto tutte le sue indagini, le valutazioni, gli incontri, eccetera, 2018 iscrizione. I soggetti che hanno partecipato sono stati vari. Ministero, Regione, Città Metropolitana, allora era provincia, Fondazione Guelpa, Fondazione Adriano Olivetti, Città di Ivrea. Il dossier di candidatura non è un file semplice, ha una sua grande importanza perché ha una base scientifica, ha una base culturale, una base storica, viene realizzato un piano di gestione e poi chili e chili di materiale, tutti i materiali che possono essere utili. Ricordo che il dossier di candidatura e il piano di gestione vengono, prima di essere consegnati a Parigi, vengono approvati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta della città di Ivrea, perché è impegnativo quello che viene proposto. Nell'analisi di Filling the Gap, le aree del patrimonio sottorappresentate sono la preistoria e l'età moderna, l'architettura moderna in questo caso. Quindi l'Italia ha cominciato ad operare, a lavorare proprio su questi due vuoti. Non a caso abbiamo partecipato alla candidatura dei siti paleofitticoli preistorici dell'Arco Alpino, che era stata promossa dalla Svizzera. E successivamente abbiamo cominciato a lavorare anche su Ivrea. Ricordiamo le opere di Figini e Pollini, Gabetti a Isola, Gardella. Ivrea è veramente un catalogo dell'architettura italiana. Ivrea, città industriale del XX secolo, è sito UNESCO dal 2018, con le sue fabbriche, le case per gli operai, quelle per i dirigenti, la mensa, l'asilo nido, edifici ideati dagli architetti del tempo che avevano in mente, insieme con Adriano Olivetti, il benessere dell'uomo. Ci troviamo nella fabbrica olivettiana, nell'officina ICO, il cuore del sito patrimonio mondiale, cioè di un sito che
corrisponde ad un'area di 50 ettari all'interno della quale 27 edifici rappresentano l'eccezionale valore universale del bene che UNESCO ci ha riconosciuto. Qui l'umanizzazione della fabbrica, il livello di servizi che venivano offerti ai lavoratori era molto alto, anche il livello di retribuzione era più alto rispetto ad altri luoghi industriali italiani. Voi non immaginate quanti cittadini di Ivrea vengono qui, dove c'è il nostro centro visitatori, vengono per raccontarci che loro avevano lavorato qua, che i loro genitori avevano lavorato qua, che in quel posto c'era quell'attività. Pensate al fatto che il nostro visitor center è all'interno degli spazi del consiglio di fabbrica, che era un momento importante, ma non per le rivendicazioni strettamente sindacali, proprio per la progettazione del lavoro che veniva fatto in fabbrica. Ivrea, città industriale del XX secolo, è un sito seriale, cioè raccoglie edifici e zone verdi sotto lo stesso titolo. Beni che in questo caso sono nella stessa area, ma in Italia ci sono molti siti seriali costituiti da zone geografiche diverse o addirittura siti seriali transnazionali che coprono luoghi distanti e molto distanti gli uni dagli altri, tenuti insieme da un filo conduttore, da una storia. I nuovi approcci hanno portato da una parte a interessarsi di aree del patrimonio sottorappresentate, dall'altra a costruire delle candidature un pochino più complesse e che potessero portare all'attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale dei beni condivisi e di ampio respiro. Candidature seriali, spesso, sempre più spesso, transnazionali. Candidature di beni che sono costituiti da componenti diverse, definite e delimitate da aree non contigue, che insieme costituiscono la proposta di candidatura e che nel futuro, una volta che il bene sarà iscritto, costituiranno un unico sito. Questo è molto importante. Padova è stata iscritta per il criterio 2. Cioè essere un luogo del mondo in cui in un determinato periodo storico sono avvenuti degli incroci, degli incontri di personalità importanti, nel nostro caso a partire da Giotto, ma anche il ruolo dei committenti, come in nessun altro luogo del mondo è avvenuto. La candidatura del ciclo degli affreschi del XIV secolo di Padova ha una storia particolare. Comincia nel 1996 con la presentazione della sola cappella degli Scrovegni di Giotto. Ma Giotto era già presente nella lista del patrimonio mondiale con le opere della Basilica di Assisi. Quindi si pensa ad un sito seriale che raccolga i diversi affreschi del 300 che sono conservati a Padova. Dal 2012 si comincia a lavorare al sito seriale che prende il nome di Padova Urbs Picta, Padova città dipinta, e si comincia a lavorare con un comitato per la candidatura composto dal Comune di Padova come ente capofila, ma anche dagli altri enti proprietari di edifici con cicli affrescati del 300, la Diocesi di Padova, l'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, la Delegazione Pontificia. Quindi realtà pubbliche, realtà private, realtà religiose, realtà laiche, che aderiscono insieme a questo progetto firmando un protocollo di intesa. L'iscrizione avvenuta nel 2021 ha la denominazione nuova che racchiude tutti gli 8 luoghi, quindi i cicli affrescati del XIV secolo di Padova. Non volevamo che questa iscrizione fosse degli uffici o di alcuni, ma che fosse partecipata. Abbiamo iniziato dei tavoli di partecipazione che abbiamo identificato col nome Tavoli delle Idee per ascoltare la città. Ecco, questa è la sfida, secondo me, che mi sento anche di consigliare di cogliere agli altri enti che volessero intraprendere un percorso di candidatura. Nel giugno 2011 è stato iscritto il sito seriale I Longobardi in Italia, il luogo del potere.
sito che per quel momento era innovativo, perché la serialità, così come era vista fino a quel momento nelle linee guida dell'UNESCO, era una serialità fatta di componenti tipologicamente analoghe. Il sito dei Longobardi nasce invece mettendo insieme complessi monumentali completamente differenti, cioè appunto siti urbani come Civita del Friuli, Castrum, Scasse il Sepero, monasteri come a Brescia, cappelle votive come la Cappella Palatina poi di Arechi a Santa Sofia a Benevento, monumenti anche sepolcrali, chiese sepolcrali come poteva essere San Salvatore, insomma santuari nazionali, cose completamente non diverse. Erano accomunate solamente dal fatto di essere state realizzate quali espressioni del potere di questi duchi. I Longobardi partono dalla Scania, l'attuale Scandinavia, e nel corso di 3 secoli arrivano in Italia, attraversandola da nord a sud. Popolazioni nomadi decidono di fermarsi qui nel 568 d.C. L'Italia è sempre stata ambita, anche per la sua posizione geografica. I Longobardi sanno guerreggiare, sanno conquistare, lavorano il metallo con perizia, ma dal punto di vista architettonico, essendo nomadi, non sono certo esperti. Eppure, costruiscono beni che sono rimasti nel nostro patrimonio. Due cose che io ritengo molto attuali e per i quali noi abbiamo scritto il sito. Uno, che queste popolazioni si integrano con le popolazioni che trovano in Italia, fondendosi in una cultura diversa. E poi questi duchi longobardi si rendono conto che i simboli di Roma, il nome di Roma, la lingua latina, rappresentano il potere. Quindi l'iscrizione dei Longobardi è stata dettata da questo riconoscimento che la storiografia aveva fatto del ruolo di queste genti che, arrivate in Italia, rinnovano la classicità. Un altro sito seriale interessa i territori di Italia, Croazia e Montenegro. Questa volta si tratta di un sito transnazionale. Le candidature transnazionali, ovviamente rispetto alle candidature nazionali, si portano dietro delle complessità specifiche. Intanto una lingua diversa, che può essere un elemento di difficoltà nel momento in cui ci si parla e ci si confronta. Abbiamo una legislazione diversa, pensiamo ad esempio al capitolo 4, dove dobbiamo andare a descrivere gli strumenti di tutela e protezione. È chiaro che recuperare e mettere insieme informazioni così diverse non è semplice. E quindi nel caso specifico le componenti che sono state scritte sono la componente di Bergamo, di Peschiera del Garda e di Palmanova in Italia, di Zara e Sebenico in Croazia e di Cattaro in Montenegro. Cattaro era già iscritta nella lista del patrimonio mondiale, ma la nostra candidatura andava a raccontare le diverse tipologie di opere di difesa nei vari luoghi della Serenissima. E, diciamo, in questo racconto Cattaro non poteva essere tralasciata, per cui, cosa che si può fare, l'abbiamo inserita anche nella nostra candidatura. I promotori delle candidature sono sempre affiancati dal Ministero della Cultura, che coordina a livello nazionale. Gli uffici periferici del Ministero partecipano ai team che si costituiscono per l'elaborazione dei dossier. Inoltre, il Ministero, per la sua specifica competenza, cura la protezione e la conservazione dei beni iscritti. Quando si portano e si presentano delle candidature, naturalmente è lo Stato che presenta la propria candidatura. È un impegno politico, un impegno culturale, è un impegno davvero fondamentale. Non è una rincorsa a un primato, non è soltanto iscrivere per iscrivere, ma è la convinzione forte che il nostro patrimonio meraviglioso, unico, così ricco, è così importante per l'umanità intera, debba essere un percorso
che rimane per le nostre future generazioni.